Siano lodati Gesù e Maria. Le letture di quest'oggi, fratelli e sorelle carissimi, sono accomunate, se abbiamo fatto attenzione, da un aspetto che ci dà anche poi la possibilità di riflettere sul senso della liturgia di oggi. È l'acqua. Abbiamo visto nella prima lettura questa immagine di questo fiume di acqua sgorgante dal Tempio in proporzioni e in dimensioni sempre maggiori, prima lì arriva alle caviglie, poi alle ginocchia, poi ai fianchi, poi un fiume di acqua viva come un navigabile che dà vita a tutte le piante che incontra, agli alberi, che consente un grande foglieggiare, un grande fruttificare a tutti quanti gli alberi, no? E vita ad ogni essere vivente che si trova verso questo fiume. E abbiamo visto poi nel Vangelo l'episodio della guarigione, miracolosa di questo infermo malato attraverso le acque della piscina di Bezzata, piscina che era considerata miracolosa, no? E quello è il luogo, Gesù chiaramente non potendo ricorrere alle acque, pronuncia la sua parola e causa comunque la guarigione del paralitico. Ora, l'acqua nella Sacra Scrittura simboleggia una cosa molto semplice e molto importante, che è la grazia di Dio. Noi abbiamo un sacramento, tutti lo conosciamo, che viene amministrato con l'acqua, che è il sacramento del battesimo. Perché l'acqua simboleggia la grazia di Dio? Perché l'acqua, lo sappiamo benissimo, senza l'acqua non c'è la vita. Sul pianeta Terra non possiamo vivere perché c'è acqua, oltre che perché c'è il sole, altrimenti la vita non sarebbe assolutamente possibile. Avete visto quando gli scienziati vanno in giro con le sonde per i pianeti, cercano se ci sia da qualche parte qualche molecola, qualche frammento di acqua, perché l'acqua è la vita, non è la vita soltanto per le piante, ma è la vita anche nostra. Voi sapete che noi, per oltre il 70% di quello che sta dentro di noi, cos'è? È acqua, d'accordo? Quindi l'acqua è la vita. E come l'acqua è la vita del creato, così la grazia è la vita dell'anima. La nostra anima vive se è in grazia, la nostra anima non vive se in grazia non c'è. Ecco perché un tempo, ecco, tutti quanti parroci degni di questo nome, spero che io possa stare su questa scia, insomma, cerco di provarci, raccomandavo ai fedeli solo una cosa: cerca di vivere, di mantenerti in grazia di Dio. Ricordate il catechismo, come si cresce nella grazia di Dio? Per crescere nella grazia di Dio ci vogliono due cose: frequentare i sacramenti assiduamente e bene, soprattutto quelli che si possono ripetere, cioè la confessione e poi la messa e la comunione, e coltivare regolarmente un profondo spirito di preghiera. Ogni volta che noi preghiamo, la grazia di Dio cresce in noi, e esercitarsi nelle buone opere, tutte le buone opere possibili di immaginarsi, le opere di misericordia, le opere di carità, le opere buone, perché ogni opera buona che noi compiamo ci procura un aumento della grazia di Dio in cui ci troviamo. Quindi capite, nella Quaresima la Chiesa ci esorta più che mai a curare la vita interiore e quindi la vita di grazia della nostra anima. Sapete che la grazia di Dio si può perdere, però. Ricordate il catechismo, come si perde la grazia di Dio subito? Basta commettere volontariamente un peccato grave, cioè un peccato mortale, e immediatamente si perde la grazia santificante. Se non si commette un peccato grave, ma si commettono peccati, ricordate come si chiamano, veniali, la grazia non viene persa, ma diminuisce, come se ci fosse una perdita dentro un rubinetto, cioè non è che ti causa subito che si svuota la cisterna, però comincia a gocciolare, per cui se una persona facilmente si abbandona ai peccati, anche piccoli, le bugie di scusa, le impazienze, le distrazioni volontarie nella preghiera, le piccole imprecazioni, i piccoli pettegolezzi, i più comuni peccati piccoli che si fanno, non va all'inferno, non perde subito la grazia, ma indebolisce continuamente la sua anima, la fa cadere nel torpore, nella timidezza, e insegna sempre la Chiesa, diventa più facile fare un capitombolo grave se si fanno queste piccole e continue però cadute nel poco. Non c'è niente di più prezioso che custodire noi la grazia di Dio, perché sapete, se moriamo in grazia la nostra anima è salva. Per non accedere alla salvezza, insegna la Chiesa, chi è che non accede alla salvezza, che purtroppo lo incontro
dannazione, chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito, cioè senza nemmeno chiesto perdono al Signore che gli rimetta la colpa e gli restituisca la grazia perduta. Sappiamo che ordinariamente questo si fa con la confessione. Certo, se uno purtroppo non ha modo, non ha tempo di confessarsi, che si trovi fino alla morte, basta che faccia un atto di contrizione, quindi di richiesta sentita di perdono al Signore. Ecco, riflettiamo, ecco, e facciamo in modo che la vita della grazia della nostra anima sia sempre più curata, e perché nessuno può fare il posto nostro, perché senza la grazia di Dio non possiamo attendere alla santità, non possiamo stare lontani dal male, non possiamo raggiungere la meta primaria della nostra fede, che è appunto la salvezza delle anime. Chiediamo a Maria Santissima, che è piena di grazia, che ci aiuti a custodire e a far crescere sempre di più in noi questo immenso patrimonio spirituale. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.